Ciao, sono Bruno di Segema. Oggi ti parlo della centrale Q80A della Proteco che si trova all'interno dei Leader Kit. Ti farò vedere tre funzioni che sono molto utili nell'utilizzo professionale di questo kit, quindi nella vita di un tecnico, che risolvono, secondo noi, tre problemi che giornalmente ci troviamo ad affrontare e che con altre centrali sono molto difficili da risolvere. Come sempre ti ricordo che se il video ti piace metti mi piace sotto, iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere aggiornato su tutti i nostri nuovi video. Questo video è rivolto al settore professionale e quindi soprattutto agli installatori e ai tecnici che sono nella zona di Roma. Se trovi interessante questo video e le informazioni che ti do, vieni a trovarci in via Quarto Sant'Antonio 48 a Marino nella nostra sede, ti mostreremo quanto può agevolarti nel lavoro. Allora, questa è la Q80, è la centrale che si trova all'interno dei Leader Kit della Proteco. Come puoi vedere ha un display a 7 segmenti, 2 elementi. Questo display ti aiuta sia nella programmazione che nella diagnostica. La prima funzione che ti voglio mostrare è quella che ti serve ogni volta che vai a fare un intervento su un posto. Cioè, il cliente ti dice che il cancello non funziona e tu la prima cosa magari che vai a controllare è il funzionamento degli ingressi sicurezza, cioè delle fotocellule, dell'eventuale costa se c'è, dell'ingresso stop se esiste. In tutte le altre centrali lo fai magari facendo un ponticello fra il comune e l'ingresso sicurezza. Nella Q80 non hai bisogno di fare questo perché esiste proprio una funzione del menu che ti permette di escludere le fotocellule. Adesso io ho simulato qui il circuito dell'ingresso stop per dire che è chiuso, quindi se lo apro la centralina mi dice che c'è l'ingresso di stop aperto. Ipotizziamo che io qui ho tutti quanti i fili collegati. Invece di andare a fare un ponticello sull'ingresso di stop, io posso entrare nella programmazione, arrivare al parametro P. P1 è l'ingresso di stop, lo metto a 0, lo salvo e l'ingresso di stop diventa inefficace, cioè bypassato. A questo punto, se avevo un problema sul circuito di stop, il cancello ripartirà e avrò capito che devo andare a ricercare il guasto nel circuito di stop e quindi nell'eventuale pulsante o nella filatura collegata. La seconda funzione che voglio mostrarti te l'ho già fatta vedere precedentemente, che è la diagnostica sul display, cioè se c'è un problema su un ingresso di sicurezza ti segnala il display a che cosa corrisponde quel problema, quindi stop, fotocellula apertura, fotocellule in chiusura. E questo è molto utile, ti è utile anche in fase di telefonata col cliente, perché se è un cliente un po' pratico che riesce a togliere le quattro viti del coperchio, puoi dirgli di aprire e di leggere sul display che cosa segnala in modo tale di arrivare preparato sull'intervento. La terza, diciamo, funzione è più un accessorio di questa centrale, che magari avrai notato che ha un connettore qui sopra, ed è la gestione del secondo canale radio. Perché? Perché si fa attraverso una schedina che si innesta per l'appunto sulla centrale e che ti permette di avere diverse funzioni. Cioè tu puoi avere sul secondo canale radio, quindi su un altro pulsante del telecomando, o un relè monostabile o un relè bistabile o una temporizzazione quando si preme un pulsante, mi sembra 90 secondi, oppure una segnalazione spia cancello in movimento, cioè il relè quando parte il cancello si chiude, quando il cancello si richiude si apre, e questo ti può far accendere una spia magari lontano da casa. Oppure è una funzione molto comoda, è quella della luce di cortesia, cioè il relè parte per 90 secondi quando si apre il cancello, e questo è molto utile perché magari si può far accendere una lampada quando il cancello si apre, e dura 90 secondi questa temporizzazione, quindi tempo che la macchina transita, parcheggia e la luce poi si spengerà. Tutte queste funzioni ce l'hai solamente innestando questa schedina, non dovendo inventare circuiti strani con relè e temporizzatori. Allora, spero che questo video ti abbia perlomeno incuriosito, perché ho utilizzato quello che tutti i giorni ci viene chiesto al banco, condensandolo in un video per mostrarti proprio le funzioni particolari che ha la centrale del Leader Kit della Proteco. Come ti ho detto all'inizio del video, se continui ad essere curioso e magari hai già affrontato questi problemi con un'altra casa ma non sei riuscito a risolverli correttamente, vieni a trovarci e insieme vedremo qual è la soluzione magari migliore per un preventivo che devi fare per il tuo cliente. Noi siamo in via Quarto Sant'Antonio 48 a Marino, siamo aperti tutti i giorni dalle 7:30 alle 17 con orario continuato. Puoi vedere questi prodotti anche sul nostro sito shopsegema.it, trovi il bollino professional proprio a indicare che
sono dei prodotti rivolti quasi esclusivamente agli installatori. Trovi il link nella descrizione. Ti saluto, ciao, al prossimo video.